Buonasera, bentrovati sulla Nuova TV, benvenuti a Basilicata Sud-Ovest. Riapriamo questa sera un angolo importante, quello dedicato all'intervista, e lo facciamo parlando dell'arma dei carabinieri, parlando di criminalità nell'area sud della Basilicata e in particolar modo nell'area del Lago Negrese ed anche di cronaca. Tutto questo assieme al capitano della compagnia carabinieri di Lago Negro, Roberto Di Costanzo. Capitano, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e buonasera. Capitano, da quanti anni lei comanda la compagnia carabinieri di Lago Negro? Io comando la compagnia di Lago Negro dal 1 ottobre 2006, quindi facendo un breve calcolo siamo quasi a 4 anni. Dove ha prestato servizio prima? Prima, dopo aver frequentato gli studi militari all'Accademia Militare di Modena e successivamente alla Scuola Ufficiali Carabinieri, sono stato assegnato come prima destinazione alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento in qualità di istruttore. Successivamente, quindi nel 2005, sono stato dal 2003 al 2005 presso questa scuola in qualità di istruttore, nel 2005 sono stato assegnato come comandante al nucleo operativo di Bari Centro, dove sono rimasto fino al 2006. Poi sono arrivato qui a Lago Negro. In Basilicata, quindi in Lucania. Senta, e come è nata la passione, se si può dire in questo modo, per la divisa? La passione per la divisa è nata all'inizio come una curiosità. Dopodiché, quando ho iniziato ad interessarmi a quelli che erano i valori a fondamento delle istituzioni militari, il modo con cui si lavorava e si viveva, ecco, da questa curiosità sicuramente si è sviluppata una passione, perché riuscivo a conciliare quelli che erano dei valori che mi erano stati inculcati dalla mia famiglia di origine, come il rispetto per la persona, per la legalità, la solidarietà verso gli altri, con quella che era un'attività lavorativa che risultava entusiasmante. Quindi si può dire che da una curiosità ne ha tratto uno stile di vita? Sì, sicuramente si può dire così. Capitano, sappiamo che oltre a prestare servizio nel territorio italiano, lei ha avuto anche l'opportunità di effettuare missioni all'estero, è così? Sì, ho avuto l'opportunità e direi la fortuna di partecipare a delle missioni di pace all'estero per ben due volte. La prima volta nel 2004 in Bosnia, esattamente nella città di Mostar, dove ho svolto le funzioni di ufficiale di collegamento tra una brigata multinazionale a comando francese che si occupava del controllo del territorio dell'area sud-est della Bosnia-Erzegovina ed un comando carabinieri che era stanziato invece a Sarajevo. In particolare questa unità è chiamata ed è riconosciuta in ambito internazionale come MSU, Multinational Specialized Unit, e si occupa di compiti di polizia sui territori, nei teatri appunto oggetto di operazione. Com'è stata l'esperienza? L'esperienza è stata positiva, però le dicevo, la seconda volta proprio lo scorso anno in Iraq, quindi è più recente, e mi ha lasciato sicuramente un ricordo più vivo. Sicuramente stare a contatto con una cultura completamente diversa dalla nostra, quindi quella dei popoli arabi, mi ha lasciato sicuramente una maggiore comprensione verso quelli che sono il senso della vita e l'importanza della vita. Posso chiederle se è difficile poi rientrare e ricalarsi nuovamente in quella che poi è la realtà quotidiana, quanto ha pesato? Sì, devo ammettere che il rientro dopo circa 7 mesi di missione in Iraq non è stato semplice, c'è sicuramente un periodo di assestamento che può essere più o meno lungo a seconda di quanto è stata forte l'esperienza e della personalità del soggetto che è stato all'estero. È stato sicuramente non facile riambientarsi in una realtà completamente diversa, anche perché i ritmi di vita e le azioni che normalmente si compiono e le attenzioni che si prestano in territorio nazionale sono sicuramente diverse da quelle che bisogna prestare in territorio straniero in una missione di pace all'estero. Signor Capitano, ritorniamo un attimino alla compagnia dei carabinieri di Lago Negro e le chiedo da quante e da quali stazioni è costituita la compagnia? La compagnia carabinieri di Lago Negro è competente in tutta l'area del Lago Negrese, in particolare ha le dipendenze 10 stazioni. Queste stazioni sono appunto la stazione carabinieri di Lago Negro, quella di Trecchina, Maratea, Rivello, Lauria, Latronico, Castelluccio Inferiore, Rotonda, San Chirico Raparo e Castel Saraceno. Oltre su questi comuni che ho appena menzionato,
La Compagnia Carabinieri di Lago Negro ha competenza anche sul comune di Nemoli, di Castelluccio Inferiore, di Episcopia, di Calvera, Carbone e San Martino d'Agri. Quindi, come lei può ben capire, un territorio abbastanza esteso. Vasto. Senta, quanti uomini ha a disposizione la compagnia? Quindi più o meno approssimativamente nelle varie stazioni. A carattere generale la Compagnia Carabinieri di Lago Negro ha un organico oscillante, ma che si attesta più o meno su un centinaio di unità, divisi appunto tra ufficiali, marescialli, brigadieri e carabinieri. E l'organico delle stazioni varia da un minimo che può andare da 4 fino ad un massimo di 12 unità, 13 unità a seconda dei casi e delle stazioni. Questa è una curiosità, come dire, al femminile. Quante donne invece? Io ho alle dipendenze due carabinieri donna. Quindi solo due, diciamo, in tutta l'area? Sì, in tutta l'area. Ed in particolare sono due carabinieri donna che prestano il loro servizio a Lago Negro, quindi in sede di compagnia. Invece come si articola, spieghiamo ai nostri telespettatori, come si articola proprio la compagnia di Lago Negro? Sì, la compagnia di Lago Negro, come diciamo la maggioranza delle compagnie dell'arma, è articolata in un nucleo comando, che è praticamente un ufficio che si occupa della gestione, della trattazione delle pratiche amministrative, di gestione del personale e logistiche, e ha funzioni appunto di sostegno in quella che è l'attività decisionale del comandante. È poi articolato in un nucleo, appunto è competente su un nucleo operativo che è comandato da un tenente, il tenente Salvati, e a sua volta il nucleo operativo è articolato su una centrale operativa che in sostanza il motore della compagnia, perché si occupa del coordinamento dei servizi esterni e delle risposte. Quindi al coordina numero... anche le attività delle varie stazioni, giusto? Mi coordina le attività delle pattuglie delle altre stazioni, quindi dei servizi esterni, in modo da avere una capillarità diffusa sul territorio di quelle che sono le forze disponibili, e risponde l'operatore di centrale al numero d'emergenza 112. Oltre alla centrale operativa, dal nucleo operativo dipendono anche l'aliquota operativa, che è un nucleo di personale particolarmente preparato nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria, che si occupa appunto esclusivamente di indagini un po' più complesse. E poi l'aliquota radiomobile. L'aliquota radiomobile, che è composta da personale specializzato, qualificato in guida veloce, che è appunto rappresentata da quelle che di solito si vedono sul territorio per l'intervento immediato, per una risposta più pronta e veloce a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Capitano, io le chiedo invece che tipo, per entrare nello specifico dell'area di competenza della Compagnia Carabinieri di Lago Negro, che tipo di criminalità esiste qui? La tipologia di criminalità è sicuramente, almeno in questi 4 anni di comando, ho avuto la possibilità di riscontrare che nel Lago Negrese non esistono reati di particolare allarme sociale come le regioni e i territori che ci circondano. Tuttavia, sicuramente il reato che maggiormente infastidisce il cittadino è classificabile tra i reati predatori, quindi una serie di tipologie di furti che trovano la loro massima espressione, anche più grave, nel furto in appartamento. Devo anche dire che non se ne verificano in numero eccessivo, ma sono dei casi sporadici. Però ecco, questo è il reato più grave che attualmente si verifica. Sono praticamente assenti, almeno in questi 4 anni, rapine, omicidi e con un basso numero di estorsioni che, diciamo, più che estorsioni in senso stretto, sono delle devianze di rapporti di natura a volte civilistica che degenerano. Quindi non esiste un vero fenomeno, diciamo, legato all'estorsione? No, non esiste un fenomeno legato alle estorsioni come di solito comunemente si intende per estorsione. Ci sono dei comportamenti che spesso vengono determinati appunto da una degenerazione di rapporti di natura civilistica che degenerano in comportamenti penalmente rilevanti, che sono inquadrati appunto poi nella fattispecie penale che è il reato di estorsione, ma sono dei comportamenti che hanno una gravità minore rispetto a quello che comunemente intendiamo, l'estorsione. Sicuramente assente
o almeno da quanto ci risulta, appunto, è assente il fenomeno del pizzo, ad esempio. Ecco, questa è una cosa che ne abbiamo riscontrato la presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso stanziati sul territorio.